Faccio gli auguri di buon lavoro al sindaco rieletto e a tutti gli eletti, diciamo, in consiglio comunale. Chiaro è stato, diciamo, un risultato netto, un dato elettorale nel quale i cittadini hanno espresso chiaramente la volontà di dare, diciamo, la fiducia per il secondo mandato all'amministrazione uscente. Un trend, tra l'altro, confermato in tutta la provincia di Teramo, perché comunque, come anche a livello nazionale, c'è il dato chiaro di voler dare fiducia comunque al secondo mandato dei sindaci e degli amministratori uscenti. Anche a Nereto si è confermato questo dato. Certo è che noi abbiamo ricostruito, diciamo, un'area che da tanti anni andava divisa alle elezioni amministrative, e questo è già stato un grande lavoro, e quindi sono contento, diciamo, di andare in consiglio comunale e rappresentare, diciamo, in maniera dignitosa e forte quest'area politica. Vi aspettavate un risultato elettorale migliore rispetto a quello totalizzato? Dobbiamo essere onesti, e il dato elettorale, diciamo, è stato pesante, più pesante, diciamo, di quello che si poteva prevedere, quindi dobbiamo essere chiari in questo. Occorrerà chiaramente poi nei prossimi giorni fare un'analisi politica per capire, per comprendere l'andamento del voto e capire insieme cosa non ha funzionato. Chiaro è che questa tornata elettorale segna chiaramente un punto storico a Nereto, perché storicamente è la prima volta che il centro-sinistra perde quando si presenta alle elezioni amministrative contro il centro-destra con le due coalizioni. Che tipo di opposizione sarà la sua? Ma la mia sarà sicuramente una posizione dura, coerente con quelle che sono i nostri ideali e con quelle che sono state poi le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale ai nostri elettori. Chiaro che dovrà essere anche un'opposizione propositiva per dare voce in consiglio comunale a tutti quei cittadini che comunque ci hanno dato la loro fiducia, e non solo loro, ma anche a tutte quelle persone che, pur non avendoci votato, troveranno, diciamo, in noi una spalla d'appoggio su cui contare per vedere rappresentate in consiglio comunale le loro istanze. Quindi sarò anch'io il consiglio comunale, così come anche i miei collaboratori, i miei compagni d'avventura. Ci faremo rappresentanti non solo dei nostri elettori, ma anche di quegli elettori che, pur non avendoci scelto, vedranno, diciamo, appunto in noi una spalla d'appoggio.